sono, diciamo, i componenti che fanno parte di questa orchestra sono anche componenti dei vari complessi bandistici del Cilento. Quanti sono, insomma, possiamo dare un numero, i vari complessi bandistici, anche le, Più o insomma, meno i noi componenti? rappresentiamo, sì, più o meno noi rappresentiamo 30-40 comuni, facendo un calcolo così orientativo Quindi del nostro comunque Cilento. una bella realtà che va avanti da quando, maestro Schiavo? È un paio d'anni. Un paio d'anni, ma già ci siamo fatti conoscere a livello nazionale e per questa occasione anche a livello internazionale. Quindi, ma giovane, un'orchestra giovane, però è già che ha riconosciuto, che ha avuto, insomma, prestigio, che si è fatta già valere, si sta facendo valere a livello nazionale e non solo. Quali sono i prossimi appuntamenti dell'Orchestra di Fiati del Cilento? I prossimi appuntamenti saranno un concerto nel Teatro di Laurino. A breve, una data ancora da destinare, perché noi siamo abbiamo avuto subito ci ha conosciuto subito il presidente del Parco del Cilento, il direttore, quindi stiamo un po', diciamo, viaggiando di pari passo entrambi, diciamo, perché questa realtà entusiasma, questa realtà ha bisogno di essere sostenuta e quindi stiamo un po' conoscendo e far conoscere le peculiarità del Cilento, anche del territoriale, le strutture più belle del Cilento, E tra cui soprattutto, anche il sì, teatro di Laurino. assolutamente, e soprattutto un messaggio di unità territoriale che passa attraverso la cultura, che passa attraverso la musica, quindi un Cilento che Sì, deve sì. essere unito per essere più forte a livello nazionale e internazionale anche attraverso la musica. Sì, in questi giorni si è sviluppato un sentimento dei ragazzi davvero di fratellanza veramente forte, c'è stato entusiasmo veramente a livello emozionale molto, molto importante. E infatti i ragazzi comunque poi hanno visto realtà tedesche, portoghesi, del nord, quindi c'è stato un impatto molto forte. Diciamo, il loro successo, tra virgolette, è stato veramente caratterizzante. Addirittura un'altra cosa me l'ho dimenticato di dire, abbiamo avuto come premio un premio speciale. Un ragazzo della nostra orchestra ha avuto come premio speciale come miglior solista di tutto il concorso. Un trombettista, si chiama Francesco Trenga, quindi faccio i Complimenti. complimenti in diretta, l'abbiamo già fatti, Li quindi facciamo anche noi, chiaramente, alla nostra redazione di è stata Setti veramente TV. una grande soddisfazione anche questa. Quindi, come volesse dimostrare, il nostro Cilento è pieno di risorse umane, veramente di talenti, di bravi ragazzi che attraverso la musica trasmettono queste emozioni forti e quindi facciamo conoscere il nostro territorio ovunque andiamo.